per il lavoro paziente e competente dietro le quinte di tanti palcoscenici. Fili da aggiustare, fari da accendere, eventi da fotografare o filmare. Senza quel servizio nascosto, il paese rimarrebbe senza parole e senza emozioni, senza luce. Rappresentanza della parrocchia, io vorrei consegnare questa pergamena in ricordo di Don Costantino. L'esempio della società, io funziona la società,
l'Epifania, quindi troveremo modo anche lì di ricordare i cent'anni del corpo musicale. E ritengo quindi che in un paese piccolo come il nostro, avere due istituzioni che promuovono la musica sia molto importante. Quindi grazie. 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 Riconoscere che sono 10 anni di questa iniziativa, di questo progetto, che è nata dall'intuizione, direi dal dialogo, 10 anni fa c'è stato fra l'amministrazione comunale, allora il sindaco Paolo Spina e l'assessore ai servizi sociali Gerardo Bellano, e dall'altra parte la parrocchia con Don Costantino Prina e tutti i sindri, diciamo, residenti della stazione di Delicano. Dalla loro intuizione, ma poi dal lavoro veramente assiduo quotidiano di tanti volontari, è stato possibile costruire mano a mano tante iniziative che hanno dapprima, diciamo, risolto il problema urgente che era quello della fame, attraverso la raccolta alimentare e la distribuzione delle risorse, e poi via via cercando di venire incontro a tutte le altre necessità che erano attualmente importanti, come il lavoro, come lo studio, quindi l'utilizzare l'iscrizione scolastica, e poi le varie necessità, ovviamente, eccetera, che ovviamente venivano fuori mano a mano. E oggi questi tre volontari sono qua in realtà proprio per testimoniare questa varietà di attività che si sono svolte in questi anni e dell'impegno che veramente, come diceva il sindaco poco fa, è stato un impegno di tanti volontari non necessariamente legati a un'associazione, ma che semplicemente avevano proprio come obiettivo quello di mettersi in gioco per il bene comune. Quindi Stefano Barini in particolare si è unito all'attività e ha dato una mano forte studente e partecipa però poi in tante altre attività, adesso abbiamo il nostro extracomunitario perché l'abbiamo buttato qui da Montevecchia praticamente e se ne sono disponibile perché noi abbiamo poi c'è Rosella Mondola che è stata presente fin dall'inizio di questa iniziativa, ma è stata proprio grazie a lei che collaboriamo e potuto, diciamo, l'attività di aiuto alla ricerca del lavoro è potuta iniziare con la produzione dei curriculum e poi via via con la ricerca, e Piera che fin dall'inizio è pilastro dell'attività perché ha dato una mano sia nella commissione, diciamo, quella comune parrocchia per l'erogazione dei contributi, ma nella raccolta alimentare e poi adesso in farmacia, eccetera. E nella raccolta alimentare non posso, scusate, non citare il nostro Green Team, in cui qui ci sono presenti alcune persone, in particolare Romano De Capitano, perché loro veramente è da 10 anni che garantiscono, potremmo dire quotidianamente, l'approvvigionamento per il magazzino della raccolta alimentare. Durante la pandemia e che hanno avuto un ruolo nella storia dello snago. Viene in mente il nome di Ernesto Biglio, che ricorderete essere stato cosiddetto padrino, insomma, ha avuto un grande ruolo nello sviluppo del circolo Acli, del circolino, nell'attività dell'oratorio, una figura anche carismatica a suo modo, una figura importante che mi piace ricordare, così come Mario Maggioni, altra presenza importante all'interno dell'attività e dei servizi molteplici, anche di patronato delle Acli, e recentemente Franco Maggioni, giusto? Che anche lui ha avuto occasione di svolgere, purtroppo scomparso proprio negli scorsi giorni, di svolgere attività di servizio a favore della comunità. Ecco, non c'è un riconoscimento per loro oggi perché, insomma, poi nel futuro vedremo magari di sistematizzare un po' anche questi riconoscimenti alla memoria, però mi piaceva ricordare questi tre nomi e vi chiedo di dedicare loro l'applauso, anche a nome di tutti coloro che magari oggi non ricordiamo ma che hanno avuto un piccolo ruolo per la nostra comunità. Rappresentanti del mondo istituzionale, del mondo delle attività economiche e così via. Rimaniamo però con la volontà di riconoscere e ringraziare l'apporto prezioso che ha la vita della comunità, alla sua coesione, alla sua crescita, al suo progresso, danno le forze, le realtà, le sigle, le associazioni del volontariato di Osnago. L'anno scorso non abbiamo potuto fare in presenza, svolgere in presenza a questo momento per i motivi che immagino tutti possiate immaginare. Avevamo costruito una diretta ed eravamo comunque riusciti a ringraziare l'anno scorso tutte le realtà che avevano dato una mano nei tempi difficili e durissimi della pandemia. Siamo ancora nel pieno di un'emergenza sanitaria che anche Osnago sta tornando un po' a mordere, da qui l'invito
invito alla massima prudenza fatto nei giorni scorsi anche dall'amministrazione